L'attivazione dei più giovani nelle comunità dà vita anche ad un dialogo intergenerazionale che è fondamentale per poter andare avanti, per poter creare un futuro più consapevole e responsabile, oltre che più sostenibile. Credo sia anche la grande domanda dei più giovani alla quale noi dobbiamo in qualche modo affidarci, sono loro che tracciano in qualche modo il sentiero che ci porta verso il futuro. Recovery Road parte dal guardarsi attorno e notare che nel mondo i disturbi del comportamento alimentare sono un problema crescente. Infatti ci sono 70 milioni di persone che nel mondo ne soffrono e 3 milioni solamente in Italia. E purtroppo, nonostante la portata di questa epidemia silenziosa, il sistema sanitario nazionale non è in grado di sopperire il problema. Riesce a occuparsi solo di una piccola parte dei pazienti e costringe tutti gli altri a raggiungersi a lunghissime liste d'attesa. E però purtroppo con l'attesa la malattia non migliora, ma anzi tende a peggiorare. E nel 2023 in Italia ci sono stati 4.000 morti per i disturbi del comportamento alimentare. Noi ci siamo resi conto di questo, abbiamo detto che non può andare avanti così. Vogliamo offrire una soluzione che aiuti chi non è considerato dal sistema sanitario nazionale e riesca ad accompagnare tutte queste persone verso un percorso di rinascita o di recovery. Un altro problema che è stato riscontrato è che molto spesso non sono disponibili persone specialisti, esperti sul comportamento alimentare su tutto il territorio italiano. E una soluzione che abbiamo pensato per risolvere questo problema è l'online. Sappiamo che la maggior parte delle persone che soffrono di disturbi di comportamento alimentare sono in una fascia d'età giovane e le persone giovani, come anche me stessa, utilizzano molto spesso un dispositivo o comunque navigano sull'internet, e quindi abbiamo pensato che una piattaforma digitale alla quale ogni persona può accedere direttamente dalla propria casa, in tutta la propria privacy, e può trovare gli specialisti di cui ha bisogno e soprattutto una comunità che l'accompagni nel percorso verso la sua rinascita, fosse la soluzione migliore. Infatti tramite la piattaforma di Recovery Road si possono trovare specialisti, nutrizionisti, psicologi, gruppi di supporto dedicati non solo al paziente ma anche in realtà a chi gli sta vicino, perché chiaramente stare vicino a un paziente di disturbi di comportamento alimentare non è semplice e a volte non si sa come aiutarlo, quindi noi vogliamo anche aiutare ad aiutare. La tecnologia, che comunque proviene anche, è il mio background, perché comunque mi sto laureando in informatica, è fondamentale in tutto ciò, sia nella connessione online sulla piattaforma, ma sia anche in tutto ciò che offriamo su questa piattaforma e anche agli specialisti, come dei potenti mezzi di intelligenza artificiale che aiuteranno i specialisti a dedicarsi esclusivamente al paziente e non a tutta la burocrazia che ci sta dietro e fa perdere loro del tempo. Stiamo anche pensando alle terapie più innovative, che possono anche stimolare i pazienti che non vogliono essere curati a magari provare a intraprendersi in una nuova strada verso la guarigione. E tra queste terapie abbiamo in particolare pensato a quella della realtà virtuale, che sicuramente è un campo che nel futuro sarà onnipresente. Tutti quanti parleremo di realtà virtuale e vivremo una realtà virtuale, e noi vogliamo essere pionieri in questo e soprattutto sperimentare cosa la realtà virtuale può fare nel campo della terapia. Sono Marco Laspati, io nasco come imprenditore oltre 20 anni fa. Nel 2016 nasce Regusto, che è la mia startup nell'ambito sociale e ambientale. Regusto oggi ha rivoluzionato il mondo della gestione della donazione di prodotto a rischio spreco dall'azienda nei confronti dell'ente no profit. Quello che noi abbiamo fatto è stato di analizzare quello che era un flusso che da sempre le aziende fanno, quello di non sprecare il prodotto ma di destinarlo a qualcuno che ne ha bisogno. Abbiamo cercato con la nostra tecnologia di rendere questo flusso estremamente semplice, efficace, efficiente e soprattutto trasparente e rendicontabile. Questo ai fini di dare la possibilità all'azienda di avere una evidenza di quello che si fa, ma soprattutto di far sì che le belle aziende diventino dei bei esempi per coinvolgere tante altre che poi possono convertire questo problema in opportunità. Ed è un po' quello che sta al centro del nostro essere, no? La conversione di una complessità in un valore per qualcun altro. Quindi questa è una rivoluzione nell'ambito di un processo che normalmente è quello della gestione semplice che viene fatta in casa, oggi diventa invece uno strumento di quantificazione e qualificazione della gestione che permette appunto all'azienda di avere dei report finalizzati al proprio racconto ma anche al proprio bilancio di sostenibilità, in un'ottica di trasparenza e di racconto sostenibile. Parlare di impresa sociale nel mondo dei giovani è particolarmente poi performante, proprio per il fatto che il giovane ha una conoscenza della problematica sociale e ambientale che porta all'interno del business un'ottica ancora più forte, quindi garantisce che
tutte le progettualità possano essere declinate sempre con un focus verso l'ambiente e verso la socialità. È quello che sta attualmente all'interno della startup, che è fatta solo da giovani. Io sono un po' meno giovane, ma quando siamo partiti abbiamo deciso di coinvolgere ragazzi che portassero proprio il loro valore aggiunto all'interno dell'azienda. Quindi la nostra azienda oggi è completata da un gruppo di ragazzi che tutti i giorni si confrontano nel mettere in crisi il nostro sistema di organizzazione proprio per garantire che sia sempre più performante.